Allora, rende dichiarazioni spontanee. Mi deve scusare, signor Presidente, ma volevo contestare qui i fatti che io quando mi trovavo a cassiere anni 73 a San Casciano con il marchese Pierfrancesco Rosselli, ero cassiere pagato tutti i giorni perché avevo 26 vitelloni, lavoravo anche la domenica. Mi si dice che io andavo in giro, andavo qua a spiare, a girare, a che? Ma che sono un pazzo, poi a guardare che tagliate io. Inoltre poi con 26 vitelloni nella stalla e 4 ore di lavoro in fattoria, io lavoravo 12 ore al giorno e ero pagato tutta la settimana. Dunque gli domando a lei se io avevo il tempo di andare a girare. Non avevo tempo nemmeno di legarmi le scarpe io. E poi che vuoi vedere che fa gli altri? Quindi lei vuol dire che lavorava tutti i giorni, compresa la domenica? Oh, io lavoravi tutti i giorni, compresa la domenica? Compresa la domenica, anche la notte quando partoriva le vaccine e compagnia bella. Io sbagliai nel 1951, pagai il mio debito, venni fuori, chiesi la riabilitazione, chiesi perdono alla parte lesa, presi moglie, mi feci una famiglia e di questo fatto sia chiuso. Un debito si paga una volta, non due. Cosa si va a cercare sempre il solito chiodo, il 51 e lui qui e lui là e lui sotto e sopra? È pagato, è sbagliato, tutti siamo soggetti a sbagliare, chiesi perdono. Io difesi il mio onore e la mia moglie e la ragazza e doveva essere la mia moglie. Perché certamente questa si lamentava piangendo, dice mi ha preso per forza, con violenza, picchialo, picchialo, non andavo io. Andai per tirargli due pugni, poi dopo mi ebbe a liberare perché fu aggredito e come l'hanno detto, poi tremante di paura, tutti può succedere, di un fatto può succedere a tutti. Dice ero geloso, certamente ero geloso di questa donna, la dovevo sposare, e non avevo mia piacere, me la pigliasse un altro io, la mia moglie, la doveva essere moglie. Poi si dice che gli ha fatto un toro, dice, senza le poppe. Io domando a Dio se un toro è delle mammelle, io non l'ho visto. No, mi è stato contestato, dice, ha fatto un toro, dice, senza le mammelle. No, una no, mucca, no, un, no, no. Una mucca, un toro. Ha capito male, ha capito male. Sì, è stato, ma si diceva che questo... Ho sentito, ti ha sentire me. Ti ha sentire me, si diceva, perché lei ha capito male, che questo... essere strano, questa specie di mucca, eccetera, aveva disegnato anche le mammelle e che poi lei nel colorarlo o qualcosa del genere l'ha cancellata. Questa mammella che era disegnata, lei nel colorare l'ha cancellata. Se si parla di questo quadro che io lo ritenevo di fatascienza, non fatto da me, ho fatto la terza elementare, non sono capace certo a fare un disegno così. Io lo ritenevo un quadro di fatascienza. Invece questo quadro è stato specificato che l'ha fatto un autore di fama, è stato, e si riferiva alla guerra là di Cile contro Pinochet e compagnia bella, rivoluzionari, insomma. Ora, questo qui io l'ho colorato, l'ho dichiarato sempre in tutti i memoriali, io non l'ho fatto certo dietro. Poi l'altezza, io, se si va a vedere l'arte d'identità, dice 1,70 m, io sono 1,65 m scarso. Ora l'arte d'identità si dice a voce, quanto tu sei alto? Ma sarò alto 1,70 m, ma non misurato, io mi sono misurato 100 volte. Io non è che io non ho mai detto... le bugie mai, ho sempre detto la sincera verità. Si può pigliare tutti i passi della mia vita che ho fatto, ho tutti i libretti di lavoro e qui c'hanno le copie anche i signori avvocati. Quindi lei avrebbe dichiarato un'altezza maggiore? Come? Come? Un'altezza maggiore avreste dichiarato? No, ma io me lo... Si tratta della carta d'identità... E si fa a voce, me lo dicono a voce, io non avevo mio metro per misurarmi, Dio sarò, io non mi ero mai misurato per dire la verità, che vuole, noi contadini siamo a misurarsi, a compagnia bene. Poi dice, pericoloso, pericoloso, se si tratta di questa fotografia della mucca senza mammelle, e qui non ce l'ha, questo è l'originale, questa è la copia che ho fatto io, se li vuole fare vedere... Un ce l'ha,
quella lì non ce l'ha la mucca alle mammelle. Che cos'è? Ti va a cercare le lucciole per lanterne, non so io. Io non ho fatto di male a nessuno, ho sempre lavorato, volevo bene a tutti nel mondo. E perché si va a pigliare tutta questa matassa di frandone? Altro? Io la ringrazio infinitamente.